Riflettori sull'Umbria che lavora e produce. Oggi li puntiamo sulla Leclerc Spa, azienda leader in Italia e nel mondo nel settore delle vernici. Leclerc Spa ha sede centrale a Como e siti produttivi, oltre che nella città lariana, a Seregno e Foligno. È un'azienda che si è espansa anche in Europa, ha 4 filiali in Spagna, Germania, Francia e Regno Unito e ne ha recentemente aperta una anche in Brasile, aprendo quindi le proprie frontiere anche al campo extraeuropeo. Allora, parliamo di Leclerc con l'ingegnere Adriano Borghi, direttore risorse umane dell'area Operation Quality Engineering Safety e membro dell'executive board del gruppo. Ingegnere Borghi, anzitutto le chiediamo di presentarci un po' Leclerc Spa, cosa produce, per quali mercati, con quali volumi di affari e quali standard produttivi e anche quali prospettive finanziarie e di mercato. Bene, innanzitutto Leclerc è un'azienda multinazionale italiana con una storia molto lunga, nasce a Stoccarda nel 1858 e dal 1910 meglio è di proprietà della famiglia Manucciani, azienda chimica produttrice di vernici per 5 brand Car Finishing, Industria, Decorative, Yachting e Wood, quindi una gamma completa di vernici per tutto il mondo industriale, se vogliamo, perché il brand maggiore, che è quello delle vernici, produce appunto vernici e supporta il mercato dei prodotti fatti su supporto plastico e su metallo, quindi praticamente il mondo intero, se vogliamo. Dicevo che è un'azienda multinazionale, pur avendo la sua realtà produttiva principale in Italia, ma anche nell'ambito dell'Europa 4 filiali, a Barcellona, in Spagna quindi, Francia, Grenoble, Kassel in Germania e Manchester in UK, filiali commerciali. Da ultimo abbiamo acquisito una realtà vicina a noi, per produttrice di vernici per legno, perché l'Europa, che noi servivamo fino a qualche anno fa, ci siamo resi conto che era troppo stretta, troppo piccola. Quindi abbiamo acquisito una realtà in Brasile, una società IVE, produttrice di vernici per legno in Brasile, ambito Rio do Sul, Paraíba. Un paesino di 8.000 abitanti all'interno di uno stato, Rio do Sul, la cui matrice principale è la produzione di mobili. E cosa stranissima, in quest'ambito si parla fondamentalmente, oltre al portoghese, il dialetto veneto. Questo è un piccolo dettaglio che ha favorito anche il proliferare e lo stabilirsi di Leclerc e di altre aziende italiane. Il turnover di Leclerc, turnover economico, stiamo parlando di circa 125 milioni all'anno, con un organico di 550 persone. L'aspetto più importante di Leclerc, oltre che produrre vernici, è l'elemento fondamentale che la caratterizza in termini di cultura. La cultura Leclerc è una cultura, come dicevo, di oltre 150 anni, con una spiccata indirizzo e il valore di attenzione alla persona. Nell'ambito del DNA di Leclerc, l'attenzione alla persona e il capitale umano, il principale capitale della società, non sono solo slogan, ma sono poi nella realtà l'espressione di tutta una serie di atteggiamenti e di modi di essere in azienda molto particolari. Il welfare aziendale è un elemento che ci distingue e recentemente abbiamo avuto anche dei riconoscimenti nell'ambito dell'Institute Top Employer. Milioni italiane nell'ambito del welfare siamo stati premiati a Siracusa dalle organizzazioni sindacali riunite e da Confindustria.
Sì, ecco, può dirci questo aspetto? Di recarsi al mattino al lavoro è una cosa che ci caratterizza tutti, dalle direzioni all'ultimo operaio. Ecco, ingegnere, lei ha fatto riferimento a questo aspetto del Human Capital, per il quale appunto siete stati anche premiati, un riconoscimento importante, perché è un premio istituito congiuntamente da Federchimica, Farmindustria e anche dalle principali organizzazioni sindacali. Quindi in un certo senso avete messo tutti d'accordo in un'epoca di crisi e anche di contrapposizioni sulla cosiddetta filosofia Marchionne. Può dirci in che cosa consiste questa valorizzazione da voi perseguita del capitale umano, questa, come dire, tentativo di valorizzarlo mettendolo a suo agio, cercando di creare le migliori condizioni materiali di lavoro e di prestazione del lavoro? Certo, come dicevo, il capitale umano è il principale capitale della società, non è uno slogan, perché siamo coscienti che se noi aumentiamo il valore della persona, automaticamente aumentiamo il valore della società, ma non solo da un aspetto puramente utilitaristico, quanto di rapporti, quanto di modo di essere in azienda. Ne porto alcuni esempi. Abbiamo all'interno un progetto che abbiamo chiamato Cantera. I miei trascorsi calcistici ogni tanto ritornano. E Cantera è un progetto che prevede di scegliere, di lavorare, per modo di dire, i migliori talenti che riusciamo a recuperare sul mercato, diplomati o neolaureati, con conoscenza di almeno due lingue, tenerli al nostro interno e costruirceli per le esigenze future. Questo progetto, partito circa 6 anni fa, ha dato degli ottimi risultati e li sta continuamente dando, anche perché, appunto, come dicevo, una cultura di 150 anni, sia di rapporti umani che di prodotto, sono un capitale importante che deve essere mantenuto, sviluppato e tramandato all'interno della società. Quindi questo progetto che permette, appunto, nel tempo di avere quelle persone che l'azienda si aspetta per i prossimi anni. Oltre a questo progetto abbiamo fatto un altro progetto chiamato Management Review, dove abbiamo proiettato l'azienda nei prossimi 10 anni e interrogati sul tipo di competenze che il nostro capitale umano dovrà avere. Abbiamo identificato 9 competenze strategiche e su quelle abbiamo fatto tutta una serie di misurazioni, sia materiali che indirette, sulle singole persone, per capire quanto era il gap, se c'era un gap, fra le competenze di quelle persone per quel ruolo e quello che avrebbero dovuto o dovrebbero avere in una proiezione a circa 10 anni. Da lì è partito tutto un piano di formazione interna molto consistente, perché la formazione per noi è un elemento fondamentale. Per dire, l'anno scorso su 300 persone in Italia abbiamo erogato oltre 9.000 ore di formazione, con un concetto di formazione tale da poter, come dire, utilizzare quello che è in una logica di senso comune. Questo è importante, perché abbiamo creato all'interno una scuola interna di formazione che abbiamo chiamato SIF. Questa scuola interna di formazione permette e consente a chiunque partecipa a un corso di formazione esterno, poi al rientro, di tenere in modo sintetico quanto lui ha appreso ai propri collaboratori. Questo permette di crescere con un linguaggio comune, con indirizzi comuni e con obiettivi comuni. Poi è abbraccia, voglio dire, molte altre cose, quali ad esempio gli aspetti puramente, come dire, di attenzione alla persona, quali, non lo so, nel momento,
celebrare il giorno di compleanno della persona, il celebrare il pensionamento di quando una persona va in pensione con tutta una festa di tutta l'azienda, piuttosto che l'attenzione ai figli dei dipendenti. Durante l'estate diamo la possibilità di stage ai figli dei dipendenti di passare un mese da noi, in modo tale che possano vedere, avere un primo approccio col mondo del lavoro e avere anche il polso della situazione o vedere dove il proprio padre o la propria madre lavorano. In questo modo, oltre a quello, hanno la possibilità di avere, come dicevo, un primo approccio del lavoro. Questo stage è remunerato in modo tale che il ragazzo stesso abbia un coinvolgimento a livello di primo impatto col mondo del lavoro a livello totale, non solo di operare ma anche di essere in qualche modo retribuito. Tante attenzioni, poi altre verranno in mente successivamente. Bene, ingegnere, lei ha fatto riferimento ai suoi trascorsi calcistici, lei è stato anche un calciatore di buon livello, ha giocato, se non sbagliamo, in Serie B. Si dice che nella sua filosofia organizzativa, che ha dato una grossa impronta di novità anche in Leclerc, ci siano alcuni concetti calcistici che lei traspone, tipo per esempio il gioco di squadra o gli aspetti motivazionali, i valori sportivi, insomma, nei rapporti tra colleghi. Ce lo può confermare? Assolutamente sì. I miei trascorsi sportivi calcistici sono stati per me una palestra di vita molto importante. Lo spogliatoio, per esempio, io richiamo molto, molto spesso in alcuni miei interventi con i miei collaboratori o con altri. Lo spogliatoio è un elemento fondamentale dove ci si guarda negli occhi prima della partita, ci si sintonizza, si uniscono tutte le forze in un concetto di squadra finalizzato a un obiettivo comune. Il rispetto dell'avversario, il riconoscere la forza dell'avversario nel momento in cui ti batte. Cioè tante cose che, ripeto, sono state per me una palestra di vita e che a volte, come similitudine trasporto nel momento in cui voglio far passare un messaggio di unione all'interno della realtà della società stessa. Non da ultimo, a livello di welfare, tanto per rimanere in tema, abbiamo creato anche una squadra di calcio interna alla Leclerc che ha partecipato a una sorta di campionato fra le aziende europee dell'ESMA, aderenti all'ESMA, associazione delle aziende produttrici di vernici, e siamo detentori del titolo, quindi una soddisfazione anche nel fare in questo caso non il giocatore ma l'allenatore. Mi mantiene giovane, nonostante i miei capelli bianchi. Bene. Senta, possiamo chiederle da Umbri il motivo per cui Leclerc, tra le sue sedi, Seregno, Como, la città lariana, anche la sede centrale, ha scelto Foligno per una delle sue localizzazioni produttive? Foligno è una parte importante di storia della Leclerc. Il primo insediamento a Foligno è di oltre 30-35 anni or sono, mi dicono, dove subito si è apprezzato, oltre alla possibilità di avere un sito produttivo caratterizzato da vernice all'acqua, soprattutto caratterizzato, direi, dalla popolazione umbra. Una popolazione che io ho imparato ad apprezzare e che con tante scuse, a volte non solo di lavoro, ma mi porta a passare del tempo in Umbria. Foligno è una realtà che sta diventando molto molto importante per Leclerc. Dopo i primi insediamenti, negli anni passati abbiamo fatto degli investimenti molto importanti nell'ambito di produzioni di vernici all'acqua per carrozzeria. Siamo tra i prodotti migliori, anche se il solvente ancora fa la parte del leone, ma soprattutto quello che ci ha portato e ci ha spinto a continuare e a sviluppare sempre di più il sito di Foligno è, oltre alla realtà, come dicevo, locale, anche fisica, di un territorio che permette di sviluppare, permette di investire,
Un altro aspetto importante è stato quello di trovare appunto un tessuto sociale veramente ottimale per sviluppare un insediamento produttivo. Gente che ha voglia di lavorare, come dico io, in un ambiente psicologicamente sereno e, come dire, da un certo punto di vista anche mistico, nel senso, in questo caso, operativo del termine. Bene, io chiuderei qui, ma le chiederei soltanto di tornare un attimo sull'aspetto dell'human capital, quello che un po' caratterizza la sua filosofia organizzativa, perché in occasione del premio nazionale alle migliori esperienze aziendali, di cui abbiamo già parlato, lei ebbe a dichiarare che la particolare attenzione verso il dipendente, con l'obiettivo di favorire lo spirito di appartenenza, è da oltre il secolo una delle pietre miliari su cui si basa l'Eclair. Questo premio, lei disse, è motivo di grande soddisfazione perché mette in luce il nostro impegno su valori universali che spesso sono riconosciuti solo all'interno dell'organizzazione. Ecco, vorremmo chiederle una specifica, una spiegazione su quest'ultima frase. Valori universali che spesso sono riconosciuti solo all'interno dell'organizzazione. Sì, qui sono stato un po' forte nel solo. Volevo enfatizzare il concetto che questi valori all'interno sono i valori fondamentali e principali che esistono all'interno della società, a tutti i livelli. Spesso nel mondo del lavoro, in momenti particolarmente non felici, quali quelli attuali di crisi e di quant'altro, certi valori vengono sottovalutati o sottodimensionati rispetto ai valori economici, tecnici e materiali. Per fortuna noi in questi momenti di crisi siamo riusciti, nonostante l'abbiamo subita anche noi, siamo riusciti con la compattezza di squadra, con la bontà dei prodotti, con la disponibilità e la flessibilità delle nostre maestranze di superare senza dover intervenire con procedimenti di mobilità o di riduzione di personale. Ecco, è proprio in questi momenti di crisi che vediamo la squadra che si compatta, che una squadra dove ognuno aiuta l'altro, e non in modo così aulico o figurativo, ma reale, che ci ha permesso appunto di superare questa crisi con pochi danni a livello del capitale umano. Questo è un aspetto importante, ripeto, ho voluto enfatizzare questo aspetto perché anche in momenti di crisi, se questi valori fondamentali fossero veramente per tutti fondamentali, tutto il mondo del lavoro, dal sindacato all'imprenditore, riuscirebbero a trovare quella linea comune per il bene del lavoratore. In fondo il direttore del personale, come i sindacati, hanno un unico obiettivo, il bene del lavoratore. L'azienda funziona, è un lupo positivo, un circolo virtuoso, come si dice. Bene, ingegner Borghi, noi la ringraziamo per la disponibilità e la salutiamo cordialmente. Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno.